Nelle 14 edizioni del Rally Porta del Gargano, compresa quella conclusa domenica a Vieste, Giuseppe Bergantino ha collezionato 10 vittorie, in pratica una stella, per dirla a livello calcistico. Questo iperpositivo record lo ha raggiunto trionfando nella gara del 2024, in coppia con Mirko Di Vincenzo, sulla Skoda Fabia curata da Colombi. Il pilota sipontino, che quest'anno non ha potuto correre con la solita frequenza, ha messo le cose in chiaro fin dal via, quando sabato sera si è aggiudicato tutte le 4 speciali, di cui 3 in notturna, come indicato nel programma. Domenica, nella giornata conclusiva dell'evento viestano, ha ribadito la sua forza e volontà, lasciando agli avversari solo 2 dei 6 tratti crono restanti. Bergantino si è costruito con costante precisione il suo 10° successo in questa gara, che vuole ambire a qualcosa di più della semplice CRZ e che, da tradizione, ha comunque riservato più di un colpo di scena. Lo scenario di Marina Piccola, a Vieste, non teme confronti come sfondo insostituibile per partenza e arrivo di questa gara e ha incorniciato anche il successo di Giannetti Pizzuti su altra Skoda Fabia Evo, che a fine gara sono ottimi terzi, un risultato che incorona l'equipaggio frusinate, vincitore della CRZ Coppa Rally di zona, la 8, area regionale che comprende Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Un successo importante che dà accesso alla finale della CRZ nazionale a fine autunno in Liguria, il Rally della Lanterna, e che è stato in bilico tra il pilota laziale ed il teramano De Dominicis, in testa alla classifica provvisoria a pari punti. L'immediato ritiro però di De Dominicis, per rottura del cambio subito dopo la partenza, ha spostato il confronto su un altro protagonista, il pilota di Ceccano Stefano Liguri, in coppia con Silvaggi, sulla Hyundai i20N di Friul Motors, unico ad impensierire Giannetti nella corsa per la classifica. Un'impresa non semplice e nemmeno facile, nonostante il secondo posto assoluto, ottenuto con impegno da Liburdi, capace di vincere anche una speciale, ma la rimonta però non è riuscita e Giannetti si è fregiato della Coppa AC Sport consegnata all'arrivo a Vieste. Per Liburdi però una bella consolazione, perché la sua vettura è stata giudicata da una speciale commissione comunale quella con la livrea più colorata ed accattivante, e dal pilota frusinate è stato consegnato il 4° trofeo Città di Vieste. Nella corsa al podio di questa gara viestana, valido protagonista è stato anche il leccese Rizzello con Sorano su altra Skoda Fabia, poiché hanno conteso a lungo il 3° posto a Giannetti, prima di cedere all'avversario nella parte finale del rally, concludendo ai piedi del podio col 4° posto. Chiudono i top 5 con una gara ottima per velocità e determinazione Liguori e Nicastri, strabilianti sulla Renault Clio di gruppo RC4N, categoria dove hanno prevalso davanti a Tuzzolino Cerasi e Maglione Tarquinio, entrambi su Peugeot 208. Gran risultato anche quello ottenuto da Trotta e Germani con la Renault Clio, sesti assoluti e vincitori del gruppo RC3N davanti ad Aquilano e Abatecola con la Toyota Yaris GR, mentre il 7° posto assoluto è assegnato a Tortorici col toscano Nardini su Skoda Fabia, che hanno preceduto Di Gesù 4ª con un'altra Skoda. Bartolomeo, 26 anni, dopo le glorie su Peugeot 208 Rally 4 San Marino. I chilometristi usano il vecchio metodo, quello manuale. Allora, prossimo equipaggio, numero 7, Vincenzo Bertoni. Nel gruppo RC5N, Innangi e Marino hanno vinto in modo perentorio su Stilla Stilla e su Bruscino Piccirilli, tutti su Renault Clio.
nota finale, dei 50 equipaggi partiti sabato sera da Vieste, 40 sono quelli giunti al traguardo, con molta soddisfazione dagli organizzatori già impegnati per l'edizione del 2025.